Intanto pensate che le infrastrutture di cui hanno bisogno i territori sono più lunghe della grandezza dei territori che vanno serviti. Pensate alle ferrovie, al sistema stradale della gomma o al sistema autostradale, all'approvvigionamento digitale, a quello energetico, alla difesa del mare blu. Tutta questa domanda viene soddisfatta da una collaborazione territoriale che supera i confini delle regioni attuali. E poi c'è bisogno di un protagonismo istituzionale anche per fare collocazione economica attrattiva di investimenti. L'investimento riguardante Termoli, a proposito dell'industria innovativa e sostenibile, produce benefici non dentro le mura di una regione, ma produce benefici anche nelle prossimità territoriali. Noi dobbiamo semplificare, macro-regionalizzare l'Italia guardando all'Europa e anche ai progetti strategici delle macro-regioni europee. È veramente antichità non funzionante quella di continuare a coltivare i confini. I confini hanno prodotto soltanto conflitti. Ecco perché dobbiamo assumere questa spinta culturale e declinarla in maniera tale che ritorni una grande stagione di funzionalità. Voi per esempio avete accanto all'Abruzzo la domanda della velocità ferroviaria sull'Adriatico, su questo mettiamoci insieme. Abbiamo già uno strumento, il 117 della Carta Costituzionale, che fa nascere organi comuni per problemi comuni. Facciamolo superando le tristezze delle configurazioni domestiche, domiciliari e quelle che abbiamo ereditato dalla cultura dei confini. Sta ripartendo una sensibilità ed una riflessione politica su questo. Quello che è certo è che ci vuole prima di tutto un pensiero politico più grande, che è capace di andare oltre questa categoria bastione dell'Ottocento e anche del Novecento, che è il confine, che è la limitatezza. I partiti, i sindacati, le università, gli intellettuali devono ricominciare a pensare più grande, a pensare davvero Europa.